Vediamo cosa è successo. Vediamo cosa è successo. Io stavo facendo un bisteccone prima, è vero? Stavo a fare un bisteccone. Grazie, ho valito il primo sub di oggi. Grazie, creators. Grazie, ragazzi. No, il microfono è questo, frate. Devo mettere mixer. Ah, naturalmente non stavo a fare un bisteccone quando comunque lo dico magari per delle persone che mi hanno detto: oh, Rubì mi ha aggiunto su Instagram. Non era quel momento, eh. Cioè, era nel. Vabbè, andiamo avanti. Dopo faccio grande, raga, così potete giocare con me. Ah. Startare GTR prima di mezz'ora. Lo puoi avviare alle 23? Se puoi. Perché almeno. Frate, ma alle 23 sto. Dalle 23 sto con Green. Ciao Cecchino, snipers. Comunque andiamo avanti. Si possono sprecare tante parole su quell'elemento senza dignità e senza la minima umanità. Cioè. Greve, l'ha attaccato pesante, eh? Quell'elemento senza dignità e senza umanità. Però vedi, Ercole ha fatto le cazzate, però non è che andava in giro a romper cazzo, cioè che andava lì e gli faceva: ah, adesso le cazzo! Capito? Ha fatto pure delle cazzate, Ercole, Appena sente queste cose, ma ti viene a pullappare. Minchia, sai che ridere? Mamma mia. Minchia, ci sarebbe veramente da ridere se dovesse venire da me a rompere i coglioni. Io non sono il vecchio sul pullman o la ragazza che sta lavorando. Sei spaccolano se viene a rompermi i coglioni. Dove minchia è il. Cazzo, proprio così diretto, ero un perculo. Mi dissocio dalla violenza, mi dissocio. Certo, se uno ti viene a romper cazzo, una volta, due volte, mi dissocio dalla violenza. Mi dissocio completamente, eh. Dopo facciamo pure forse richieste de sban. Forse facciamo, mo vediamo. Mo vediamo. Ma perché non si aggiorna la cosa dei sub? Grazie DB, non si aggiorna la cosa dei sub, non capisco perché. Aspettate. Che cazzo succede? Ah, ecco perché non si aggiorna. Mo faccio vedere. Perché non era aperto questo programmino? Perché non era aperto il programmino? Ecco perché. Ecco. No, ma non. Infatti lui non andava a cagare il cazzo, Ercole. Però faceva delle cose naturalmente, regà, bannabili. C'è un cazzo da dire. È così. Ma no, guarda Fabio, non gli dico proprio niente. Non gli direi proprio niente di niente. Già è tanto che spreco parole e pensieri per esprimere quello che penso di quel coglione. Sembra un ragazzino di 13 anni con una crisi ormonale, anche se le crisi ormonali ce le hanno le donne. Solo che lui. Mazza, l'ha devastato proprio. Cioè, l'ha proprio devastato. Non c'ha avuto mezze parole, mezzi termini. L'ha devastato così. Mi ha detto di tutto. Sta parlando di Donalì. C'è scritto sul titolo. Subdia, c'è scritto sul titolo. Subdia, c'è scritto sul titolo. Proprio così, devastante. Vabbè. Più alto tutti lo temono, meno male che. Ah, frate, ma c'è un. Ma, regà, ma c'è uno. Un ragazzino. Che segue Donalì. Che mi mette tutti i giorni nelle storie. Cioè, che assurdo. È assurdo. Ragazzi, io lo so chi sei. Te vedo pure le storie.
ti guardo quello che fai. Basta con ste cazzate. Basta. Mo farai la storia pure su sta cosa. Ti saluto e dico basta con queste stronzate. Mamma mia, oh. Come quale titolo? Come quale titolo? Il titolo. Ah, ma se vede il titolo, è tutto a posto. Come arrivo a 600 faccio... Che vuol dire come arrivo a 600? Secondo me comunque da una lì dal vivo non è così il suo personaggio. Ma boh, se non lo so. Io pure ho detto secondo me è prigioniero del suo personaggio, eh. Pure se sì, però non puoi accennare delle gambe e andare a romper cazzo a gente, cioè non funziona così. Capito? No, GTRP, raga, ieri ho cancellato la puntata. Io non sono tutti, allora. L'altezza non conta un cazzo, ragazzi. Cioè, di che cazzo stiamo parlando? Se venisse a fare lo stronzo con la tua ragazza, sarebbe l'ultima volta che fa lo stronzo con qualcuno. Ma lì sarebbero veramente dolori, nipote di Asterix, sarebbero davvero dolori. E non per me. Da quello che sto capendo, Twitch è un bacino di cazzari e di cazzate. Vabbè. Che è un bacino di cazzate e di cazzare? Ma perché è un bacino? Non l'ho capita sta cosa, raga, avete capito? Io non l'ho capita. Twitch è un bacino di cazzati e di cazzari. Perché? Ah, si riferisce a altri streamer IRL. La butta sul generico. Vabbè, ma dipende. Io sono un bel cazzaro. Ma dipende come te vuoi vivere te la vita. Io non voglio vivere la vita così a romper cazzo la gente. Cazzo ordi. Porco due, io ho fatto 200 miliardi di cose senza romper cazzo a nessuno. Senza romper cazzo a nessuno. Purtroppo non capite che facendo così, prima o poi, ci saranno conseguenze. È così, regà. Dipende quello che c'è da perdere nella vita. Dipende quello che devi fare. Vabbè, regà, ma il content si può fare, regà, il content si può fare ovunque, eh. Perché purtroppo ormai le IRL sono state abituate che deve succedere qualcosa per forza di grevissimo. Ormai è un'abitudine, cioè, poi fa una IRL tranquilla, fa vedere un posto, di due cazzate, fa il coglione. No, deve succedere per forza qualcosa o devi fare per forza una mattata perché sennò non te se incula nessuno. Meno male che non sono come quella gente di... Donali e Fabio Z potrebbero aprire un canale insieme. Minchia, starebbero veramente a cavallo. Li vedete? Ercole d'Urso. Ma va Fabio. Grazie Anonymous. Frate, ma lo sai che ci vuoi fare una cagata andare sulla bocca di tutti? Non c'è un cazzo. Io lo potrei fare, ma non lo faccio. Non lo faccio, uno per rispetto mio e uno per rispetto del cecchino. Perché io potrei fare qualsiasi cagata. Allora, anzi, ve la giro così. Fossi stato single io, succedeva il finimond. Ve posso dire questo. Ve posso dire questo? È così. Io fossi stato single, facevo una caciara. È così.
Vi dico solo questo. È la pura verità. Minchia, c'è già il pippega per quelle cose, minchia, ci manca soltanto che mi ci metto anch'io, che poi a me il gossip mi fa vomitare, cioè come cazzo non potrei... No, che il pippega, eccomi, che il pippega, Ercole, eccoti, sei qua Ercole, quale pippega, eccolo, eccolo ovviamente, eccolo, quale pippega, eccolo qua. Non potrei mai mettermi. Grazie, bacia. Esatto. Mettermi a reattare i video su YouTube di altri che hanno fatto i coglioni per dire che sono dei coglioni. Cioè, tanto ormai lo sanno tutti, è inutile stare qua. Grazie, bacia. Siamo tutti coglioni. Questa è la filosofia di Ercole. Però io l'ho incontrato Ercole, è simpatico. Sono tutti coglioni, però. Quello è coglione, quello è testa di cazzo, quello è coglione, quello è testa di cazzo. Grazie, bacia. Come si dice, a rimarcare discorsi già abbastanza palesi. Vabbè, la risposta di Ercole in tutto ciò. La risposta di Ercole in tutto ciò che... Quella è un coglione. E in poche parole ha detto: se viene qua o gonfio. Questo è il tutto. Un po' greve come situazione, eh? È un po' molto greve. Ah, vi ricordo che giovedì c'è Cristina Bertevello ospite.